Buongiorno, stamattina mi rivolgo a te che stai alle prime armi con un cucciolo, appena arrivato a casa. Mamma mia, che confusione! Mi inizia a sporcare il pavimento da tutte le parti. Mi fa un goccino di pipì in cucina, un goccino in camera, un goccino nel salone, un goccino in corridoio. Come posso ovviare a questo? A questo puoi ovviare con le traversine igieniche o detti anche i tappetini assorbenti. Ma ci ho provato! Il mio cucciolo li prende, li strappa, trovo vatta ovunque, questo vatta di questo tappetino. Bene, allora ho il prodotto che fa che possa aiutare a te dare il meglio per la soluzione al tuo problema, sia a te che al tuo cucciolo. Vediamoli insieme. Il tappetino, il portatappetino igienico. Esistono di varie misure. Vi mostro la più piccolina, quella da 60 x 60, che si trovano facilmente i tappetini in commercio. Oppure, eventualmente, esiste anche Che la abbiamo? forma rettangolare, quelli di 60 x 90. Il portatappetino presenta dei gommini antiscivolo che possono essere ben posizionati su qualsiasi tipo di pavimento e quindi non danno la possibilità al cane di muovere il Di trascinarlo. portatappetino e portarlo ovunque. Presento una cornice e la base. Prendo un tappetino. Vi mostro com'è. La parte ovattata va sempre al di sopra, in modo che il cane possa fare la pipì e quindi assorbire la pipì, il bisogno del cane. Una volta che abbiamo inserito il tappetino igienico, la traversina, ci mettiamo la cornice e il gioco è fatto. Se stai usando queste traverse o tappetini igienici e il tuo cucciolo ancora non è stato abituato a fare la pipì direttamente sulla traversa, sappi che da noi puoi trovare anche gli attrattivi che servono appunto per aiutarti a ovviare a questo problema. Spero che il video vi sia piaciuto, che il cucciolo in casa sia un batuffolo coccolato, pieno d'amore, perché noi speriamo sempre e ci auguriamo sempre il meglio per voi, ma soprattutto per i piccoli che iniziano a crescere in famiglia. Tanti auguri!